Bella ragazzi, rieccoci qui con la rinascita del nostro Parma. Oggi, giovedì 7 marzo 2019, ragazzi, ci giochiamo metà della nostra carriera. Perché se oggi battiamo il Milan in questa semifinale di Coppa Italia, sia all'andata che al ritorno, abbiamo il via libera per la finale e la finale. Visto che noi la finale stiamo puntando quella per avere un posto tranquillo in Europa League. La formazione è stanchissima, quindi io cerco di far riposare qualcuno. Gazzola, mi servono giocatori carichi, però che mi possono dare quel in più. Allora, io uso Frediani di qua, Frediani però lo alzo, Di Gaudio lo tengo già più basso. La difesa ci sta. Il centrocampo ci sta, l'attacco abbiamo il nostro Cutrone e Favilli, però di Favilli non mi fido ancora tanto. Quindi ragazzi, let's go, andiamo alla partita. La nostra stagione come sta andando e come andrà. Anche se siamo messi strabene in campionato, perché siamo primi o primi o secondi, comunque io quest'anno voglio fare il doplete, voglio vincere sia Coppa Italia che campionato, visto che Bani, ancora Rexos, che la prova a buttare lunga per Insigne. Di prima, Insigne la stoppa, prova il tiro per Valotti. Non si esulta, non si esulta perché non dobbiamo esultare, visto che sto giocando contro il Milan. Subito 1-0 del Parma col Milan, ragazzi, subito. Milan sotto di un gol, ancora il Milan che prova ad attaccare con Musacchio, ancora Musacchio che la passa verso Montolivo, Montolivo ancora per Kessié, sbaglia tutto, ancora palla del Milan con Kessié, Biglia, Biglia che la passa verso Aboumayoun, ancora il Milan con Aboukar, ma ancora Aboukar che la passa a sinistra verso Çalhanoğlu, 1-2, Kessié, ancora Aboukar, ancora il Milan con Çalhanoğlu che cercava spazio libero, bellissimi passaggi, ancora lento. Olivo sfiora l'1-0 al 44esimo, quasi finito il primo tempo, ancora il Milan con Rexos che la passa verso Castrovillari, Castrovillari, Valotti, ancora bravissimo per Castrovillari, ancora Castrovillari per Cutrone, Cutrone vede l'inserimento di Insigne di prima, no, e Di Gaudio si butta. Allora, 1-0, io direi di far riposare il nostro Castrovillari che ha fatto un partitone e di mettere Siligardi. Quindi Siligardi, Di Gaudio, stiamo giocando una bellissima partita. L'unico per, secondo me, per ora è Castrovillari. Ci teniamo le altre due sostituzioni in caso dovesse farsi male qualcuno o in caso succede qualcosa, caso abbiamo qualche problema. Ok, riparte il Milan, ma bravissimo ancora, il Parma con Frediani, sbaglia tutto, recupera la palla Biglia. Ancora il Parma, mamma mia che Parma oggi, ancora il Parma con Musacchio, Musacchio che la passa ancora verso Lentolivo, anticipa il Parma ma recupera la palla il Milan. Ancora la palla di Çalhanoğlu, Çalhanoğlu ancora per Lentolivo, bravissimo ancora Di Gaudio. Di Gaudio, fai correre Frediani, non corre Frediani. Ancora palla del Milan con Kessié, Kessié che la passa indietro per Çalhanoğlu, Biglia. Biglia per Çalhanoğlu, ma capisce tutto il Milan con Cutrone, bravissimo inserimento per Insigne, tira Insigne. Mamma mia. Ancora palla del Parma con Frediani che la butta in mezzo per Di Gaudio. 2-0, raddoppio del Parma al 52esimo, subito Parma che raddoppia questa partita, tutti sotto la Nord. Bel 2-0 del Milan. Stiamo giocando benissimo contro questo Milan. Stiamo giocando più che bene. Ancora il Milan che parte con Kessié, Kessié ancora che la passa avanti verso Aboukaká. Lentolivo, ancora si ferma Lentolivo, vede l'inserimento di Kessié. Ancora Kessié, prova a crossarla, chiude bene Bani. Ecco ancora la palla del Milan, angolo Milan, 55esimo, Çalhanoğlu la prova a buttare in mezzo, Aboukaká, ma che cavolo di difesa abbiamo? Ma che difesa abbiamo? Boh, vabbè. 2-0,
2-1. Bravo il nostro stile Icardi. Corri, sì, Insigne. Corri, Insigne. Insigne. Velocissimo. Insigne. Ancora. Bravo, Insigne. La butta in mezzo. Tonocci mette il piede. E chiude bene Gigio Donnarumma. Siamo al 65esimo. Dobbiamo mantenerla questa partita. Ancora. No, sbaglia tutto l'esterno. Ancora Conti che la prova a crossare in mezzo. No. No, ma dai, ma non possiamo farci recuperare così da... Dai, non fatemi parlare, ma... Farci recuperare da questo qua che chi cavolo lo conosce, questo qua dovrebbe essere... Ma ancora palla del Parma, ancora con Pinto, Pinto che la passa ancora verso Valotti, Valotti per Cutrone, Cutrone di prima per Seligardi, ancora Cutrone, tira Cutrone, Cutrone 3-2 al 73esimo. Il gol dell'ex, ragazzi, il gol del Cutrone. Con il sesto gol in Coppa Italia riporta i gialloblu in vantaggio dopo il 1. Ancora palla del Milan, ancora il Milan, ma chiude benissimo Rexos. Fuori gioco. Ok. Ancora il Parma con Bani, Bani che la passa verso Valotti, Valotti verso Pinto, Pinto ancora per Bani, Bani bravissimo per Valotti, Valotti per Di Gaudio, 1-2. Adesso Valotti da solo, non corre. Valotti vede l'inserimento di Cutrone. 4-2, la chiude Patrick Cutrone, ragazzi. Che esulta, bellissima esultanza di Cutrone. Chiude questa andata, questa semifinale d'andata 4-2. 4-2, bel 4-2, bella partita contro i rossoneri, ma si sa che contro il Milan sono sempre belle partite. Ancora Calhanoglu che prova l'inserimento ma chiude benissimo il nostro Di Gaudio. Altro calcio d'angolo, manca pochissimo. Ancora il Milan prova calcio d'angolo. Non so chi l'ha presa di testa, ma il portiere. Ah, ma è Gigio. Gigio. Gigio fuori dalla propria porta. Contropiede. Insigne per Cutrone. Vai Cutrone. Vai Cutrone che c'è il portiere fuori. Cutrone prova il tiro. 5-2, bruttissima uscita di Gigio Donnarumma, che sta del portiere loro, brutta uscita di Gigio Donnarumma che non so perché è uscito così, però ancora il Milan che prova a ripartire ma chiude benissimo Bani, ancora Bani, doppio Bani, ancora per Di Gaudio ancora per Cutrone, Cutrone, ancora Cutrone, inserimento per Insigne, chiude benissimo Biglia, ancora palla del Milan con Jack Di Cuori, Jack Di Cuori che la prova a spazzare lunga dove c'è il nostro Gazzola e fischia 5-2, ragazzi, semifinale di andata guadagnata. Adesso al ritorno dobbiamo stare attenti a non prendere 3 gol, dobbiamo sempre mantenere questi 3 gol di distacco. Comunque partita molto combattuta, 12 tiri a 8 per noi, è stata una bella partita, questa è stata una bella partita, sì. Adesso abbiamo la partita contro il Sassuolo e anche lì dobbiamo stare attenti. Ah, ok, dopo 27 giornate siamo sempre a 7 punti di distacco dalla Juventus, quindi mi sa che anche la Juventus aveva pareggiato come a noi. Conferenza stampa doppia non la facciamo. Avviciniamoci alla partita contro il Sassuolo dove ovviamente dobbiamo fare turnover obbligatorio. Quindi in casa Altardini contro il Sassuolo è tutta un'altra partita. Sono tutti stanchi. Allora, Cutrone io lo farei riposare, al massimo lo metto dentro al secondo tempo. Crecco lo possiamo usare a posto di Valotti. Poi proverei lì a sinistra, ci mettiamo Seligardi, tanto riesce a correre. Insigne io lo leverei e metto il nostro Fontana, però Fontana un po' più basso e Seligardi qui. Di Gaudio è stanco, io metterei Cancedo, bello alto lì. Poi proviamo anche Da Cruz a posto di Cancedo e in difesa bisogna cambiare tutto. In difesa io metto Gabbia. Ok, a posto di Rexos, chi è che posso mettere? Non abbiamo, ah, abbiamo Zela, ci sta. Vado in, ok, e a sinistra io ci provo il nostro Das.
Ok ragazzi, 8 undicesimi cambiati in questa partita contro il Sassuolo per mantenere la Juve, ragazzi. Siamo a più 7. Abbiamo cambiato 8 undicesimi di questa squadra dopo la partita di Coppa Italia importantissima contro i rossoneri. Vediamo come reagisce Sirigardi. Ancora inserigati per Caicedo, Caicedo che prova l'inserimento di Da Cruz che ci arriva 1-0 Parma ragazzi, che azione, azione un po' fortunata, però che bellissimo gol fortunato, però sempre bel gol. Ok, ancora il Sassuolo che prova a ripartire. Tindinelli, ancora il Sassuolo con Yamello, Yamello ancora per Gonzales, Gonzales. Velocissimo, ancora Gonzalez per Duncan, Duncan che la prova per Ragusa al volo, mamma mia che bel gol. Questo è un bel gol. Con Das che va vuoto, questo è un bel gol. Questo è un bel gol, sì. Fontana, subito per Favilli, Favilli subito per Sirigardi, si ferma, Sirigardi al volo, prova l'inserimento, ma ancora palla del Parma, bravissimo con Fontana. Ancora per Cancedo, inserimento di Cancedo, prova il tiro centrale. Siamo 1-1, ma questa è una partita di quelle belle. Qua la possiamo ribaltare quando vogliamo. Ancora il Sassuolo con Bandinelli. Ancora Bandinelli che la prova a passare lunga in fuorigioco per Gonzales. Ancora Gonzales, ma Cancedo, ecco che la chiude, la ripassa verso Da Cruz. Da Cruz, bravissimo per Cancedo. Cancedo che la riapre per Sirigardi, Sirigardi ancora per Cancedo, Cancedo, vai Cancedo, corri, Cancedo, Cancedo, tira 2-1, Cancedo ragazzi, la riporta lì dove non ci credevano i nostri giocatori, ma Cancedo con una freddezza di quelle che solo lui può avere. Ancora Gonzalez, ma bravissimo il nostro Das. Comunque Ze l'aveva sbagliato, avevo azzeccato io, ancora Crecco, Crecco che la passa ancora per Fontana, Fontana 1-2 bellissimo con Crecco, Crecco ancora per Cancedo, Cancedo ancora pallonetto, Cancedo doppietta, bellissimo anche il 3-1 e sul senso che voleva imitare Balotelli. O CR7, ecco che prova a ribattere il Sassuolo. Finisce il primo tempo, bellissimo 3-1, ottimo 3-1. Questo 3-1 molto 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 importante per mantenere il più 7 di distacco dalla Juventus, sempre seconda. Ecco ancora il Sassuolo che prova a ripartire con Duncan, Duncan ancora, ancora Duncan che la passa indietro per Ferrari, ancora Ferrari per Duncan, ancora Duncan che la passa adesso Bandinelli, ancora Bandinelli per Yemello. Ancora Yemello che corre, ma bravissimo il nostro Das che la chiude. Fontana che prova per Cancedo. Ancora Cancedo si allunga un po' troppo la palla, ma la recupera. Mamma mia, per Favilli. Favilli, Favilli. 4-1. Cancedo, uomo assist. Oltre a Goleador, pure assist e inchino di Favilli sotto la Nord, dove si fa per. Sassuolo, Ragusa sotto porta. Boh, sembra Cristiano Ronaldo, sembra, non ne sbaglia una di testa. Ancora per Fontana, Fontana ancora per Favilli, Favilli. Sirigardi, 1-2, ancora Favilli, Favilli, mamma mia, quasi la prima doppietta col Parma. Ancora Da Cruz che sbaglia tutto, recupera la palla Bandinelli che la passa indietro per Smolkovic. Ancora il Sassuolo con Missiroli, ancora Missiroli che fa ripartire Moledo. Mancano 2 minuti, ancora il Sassuolo con Duncan, Duncan che la passa su Yamello, Yamello che prova il pallonetto verso dell'orco, ancora il Sassuolo indietro con Ferrari, ancora Ferrari che la prova a buttare in mezzo lunga, ma capisce tutto il Parma che esce pulito pulito con Favilli, bellissime, fischia 4-2, altra vittoria importante, ci tiri a 8, 9.6 per il nostro Cancedo. Bravissimo il nostro Cancedo. Bravo, bravo, bravo. E la Serie A muta. E la Juve ha perso. L'Inter torna al secondo posto e la Lazio terza. Allora, alleniamo i nostri
giocatori, visto che Adorni gabbia al 65, ottimo, Adorni si avvicina al 78, sta diventando quasi un signor portiere e va più che bene. Allora, come vi avevo detto, io Das non lo voglio più, lo vendo ragazzi, perché Das ha fatto, cioè Zela, scusate, ha fatto due papere, quindi se ne può andare in prestito, ora non lo usiamo, ok, per il resto poi vediamo a fine anno. Ok ragazzi, avanziamo, stiamo andando che è una meraviglia, siamo sempre primi, non ce ne vogliamo andare, anche se abbiamo la Lega Italiana contro. Siamo sempre lì, ragazzi, a sognare, a 7 punti di distacco dall'Inter seconda. Anche se la Lega ci vuole male, siamo sempre lì. E detto questo, ragazzi, ci vediamo lunedì per il derby Emiliano-Bologna-Parma, dove cercheremo di guadagnare altri 6 punti e di rimanere sempre a più 7 dall'Inter seconda. Detto questo ragazzi, un saluto al vostro Fefe Channel, bella!